estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi... So kennen ihn Millionen. Adriano Celentano, das Allround-Talent aus Italien, mit der verrauchten Whisky-Stimme, obwohl er beides nicht tut, weder rauchen noch trinken. Dafür arbeitet er umso mehr. Er ist nicht nur Interpret, Komponist, Produzent und Geschäftsmann, sondern auch Filmschauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. 1959 gewann er seinen ersten Wettbewerb. Unzählige Ehrungen, Auszeichnungen, Preise und Hits am laufenden Band folgten. Am 18. Mai 1957 betrat Adriano Celentano zum ersten Mal die Bühne. Das war im Mailänder Eisstadion. Auf den Tag genau 22 Jahre später startete er seine erste Tournee im deutschsprachigen Raum in Hamburg. Wir begleiteten ihn während seines Zürcher Aufenthaltes und stellten ihm in seiner Garderobe die erste Frage. Adriano, du bist jetzt schon seit einer Woche in Deutschland auf Tournee. Was veranlasst dich, erst nach so langer Zeit eine Tournee im deutschsprachigen Raum zu machen? Perché non c'è una ragione ben precisa. Perché io sono un po'. Il mio tempo è un po' assorbito dal cinema. E allora per fare questo giro ho dovuto creare una pausa nel cinema. E adesso ho deciso di farla questa pausa così, per farmi vedere, per andare a giocare un po' col pubblico. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose. Was empfindest du im Moment, da tausende von Fans dir zujubeln? C'è sempre un punto di meraviglia, anche se io lo so questo ancora prima di entrare in teatro. Cioè, diciamo che questo tipo di emozione in me si sviluppa in questo modo, che c'è sempre una meraviglia. Dedico questa canzone a tutte le belle ragazze che sono qua, che ne ho viste molte. Poi dopo gli uomini dedico un'altra cosa, eh? No, oi, che cos'è che avete capito? Un'altra cosa nel senso che gli racconto una barzelletta. Was ich mir im Leben immer wieder gewünscht habe und wünschen werde, das ist ein Haus mit Garten, in dem ich mit meiner Frau und meinen Kindern spielen kann. Das ist eigentlich mein einziger Wunsch. Und was mich ganz persönlich betrifft, ich kann ohne das Gefühl, geliebt zu werden, überhaupt nichts machen. Dann kann ich nicht singen, kann keine Filme drehen, nichts, einfach nichts. Sai che cosa sei per me?